Per la lotta agli ecocriminali non abbiamo visto droni, controlli, lanciafiamme ed elicotteri. Così la presidente di Legambiente Campania, Maria Teresa Imparato, commenta le tragiche foto del Sarno pieno di fanghi e melma. Il Sarno è uno dei fiumi più inquinati d'Europa, ma durante il lockdown aveva ripreso un colore degno di un corso d'acqua superficiale, spiega Imparato. Purtroppo per il fiume campano la fase 2 ha significato il ritorno ad una anormalità fatta di scarichi illegali, connivenze e chiusure d'occhio istituzionali. Lo stesso occhio da Grande Fratello che per 2 mesi ci ha seguito anche mentre portavamo a pisciare il cane, ma che non mette bene a fuoco l'intreccio di interessi che pure distrugge ambiente, vita e salute. Si tratta sicuramente di aziende e industrie perché per tutto il periodo di lockdown il fiume è rimasto pulito, commenta l'attivista che ha lanciato la potente foto denuncia. E dopo aver rassicurato i bambini scrivendo con lettere arcobaleno cubitali che andrà tutto bene, possiamo finalmente tornare a distruggere il loro e il nostro futuro.